Cristiano Amedei, Libreria Minerva. Io e il mio socio abbiamo deciso di non riaprire e di posticipare la riapertura della libreria. L'ordinanza, il provvedimento del governo prima di riapertura delle librerie e l'ordinanza di Zaia di ieri di riapertura soltanto in 2 giorni, quindi concentrando in poco tempo la frequentazione della libreria, ci sembrano due provvedimenti assurdi, pericolosi e dannosi. Nessuna indicazione ci è stata fornita sulle modalità di sicurezza reali che dobbiamo garantire, non soltanto il distanziamento, quello lo sappiamo, ma le modalità di sanificazione, ogni quanto e come dobbiamo sanificare. Non siamo in grado di garantire per ora adeguata sicurezza. Molti di noi, molti librai, hanno chiesto riduzioni d'affitto, anche noi l'abbiamo fatto e il nostro locatario ce l'ha concesso. Ma adesso, di fronte a questi provvedimenti di riapertura, quali saranno le posizioni prese? Molti diranno: vabbè, potete aprire e quindi non avete bisogno di riduzioni d'affitto. Per fortuna il nostro locatario invece ci ha confermato questo tipo di riduzione. Ci sembra assurdo in queste condizioni dover aprire. Noi da 15 giorni, da 3 settimane anzi, lavoriamo in maniera indefessa per spostare tutto il nostro negozio online. Da domani ci sarà la possibilità sul nostro sito, Libreria Minerva, di vedere centinaia di nuovi libri antichi, rari, curiosi, d'occasione, stampe, quadri, dipinti, disegni. È il nostro modo per tentare di tirare avanti. Non va tutto bene e non credo che andrà tutto bene, ma facciamo di tutto per provare a far andare le cose il meno peggio possibile. Su questo provvedimento della riapertura si è fatta tanta retorica, il libro come cibo per l'anima, la necessità di ripartire a partire dalla cultura. Ma non si sono considerati assurdamente gli effetti pratici di questo provvedimento. La libreria non è un negozio come tanti altri, non è una ferramenta o un tabacchino, non si entra chiedendo 1 chilo di Hemingway o mezzo etto di saggistica. La gente deve avere giustamente la possibilità di girare tra gli scaffali, prendere i libri, sfogliarli, ci respira sopra, poi li ripone. Come si fa la sanificazione di tutto questo? Come si garantisce sicurezza alle persone? Questo è uno degli elementi da sciogliere e finché questo nodo non sarà sciolto, noi non riapriremo.